Ciao da Amedeo. Parlare di schede video recentemente è sempre un rischio, dato che i prezzi non sono ancora allineati con quelle che dovrebbero essere le indicazioni ufficiali del produttore. Comunque sia, siamo riusciti recentemente a mettere le mani su una scheda davvero incredibile, che arriva da uno dei produttori più blasonati e rinomati di terze parti, EVGA. La scheda che ho per le mani è la RTX 3070 Ti FTV 3 Ultra, un nome davvero altisonante, for the win, che si riferisce a una scheda video davvero potente. Ma perché VGA è così famoso come produttore? Beh, le loro schede sono pretestate e questo particolare ha fatto sì che i prodotti EVGA godessero di una percezione di qualità superiore rispetto agli altri marchi. Ma ora concentriamoci su questa scheda video bella grossa, costruita con architettura GA104, dotata di 6144 CUDA core, 8 GB di memoria VRAM GDDR6X, un clock speed base di 1575 MHz e un boost clock di 1770 MHz. Il memory boost è di 256 bit e ovviamente supporta PCI Express 4.0. La scheda consuma ben 290 W, infatti consigliamo un alimentatore da almeno 750 W. Come ben sapete, perché abbiamo già parlato di un sacco di altre schede video, l'architettura Ampere porta i core dedicati al ray tracing di seconda generazione, i Tensor Core invece di terza generazione. Tutto ciò rende la nostra RTX 3070 Ti FTV 3 Ultra particolarmente indicata per tutti i giochi. Il dissipatore presente è dotato di tecnologia proprietaria di EVGA, la ICX3, e tutta la scocca è illuminata a LED. Le ventole ottimizzate per un elevato spostamento d'aria sono interessanti e belle da vedere, con un pattern AE che spicca sul design. Ah, e sotto i 55 gradi non si muovono, rimangono ferme finché non c'è una temperatura tale da giustificare il loro movimento. Un ottimo incentivo per gli appassionati e le appassionate dei PC silenziosi. L'heat pipe è anch'esso notevole, più largo del 25% rispetto al passato e più performante nello scambio di calore. Bellissima anche la piastra che mantiene l'integrità strutturale, dà un aspetto aggressivo alla scheda, migliora la dissipazione e nasconde un piccolo switch per il BIOS fra normale e overclock. Ma le prestazioni, beh, come potete ben immaginare, sono ottime, e non lo dico tanto per dire. Tutto ultra, 1440p e ray tracing attivo, su Cyberpunk 2077 arriviamo a 71 frame al secondo, un risultato davvero niente male. Prestazioni che raddoppiano e oltre se passiamo a Resident Evil 3, che arriva a 166 frame al secondo, sempre 1440p e tutto ultra. L'ultimo open world di Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, arriva invece a 74 frame al secondo, sempre 1440p e tutto ultra. Insomma, è una scheda ottima se giocato in 2K, davvero eccellente sotto ogni punto di vista. La trovate ovviamente su bpmpower.com insieme a moltissime altre schede video, sempre della famiglia RTX 3000. Vi invito a supportare ciò che facciamo se il video vi è piaciuto lasciandoci un bel mi piace e iscrivendovi al canale se ci volete particolarmente bene. Noi ci vediamo molto presto con altri video. Ciao e alla prossima!